Benvenuti, mi chiamo Andrea Cortellessa, alla mia destra Cecilia Bello Minciacchi, saremo il più breve possibili e cerchiamo di dire qualche cosa di questo piccolo evento. In questo bellissimo luogo va in scena per la prima volta in forma integrale la terza opera poesia di Nanni Balestrini, Arianna, che fa seguito alle prime due, Salomè ed Elettra, che dalla fine degli anni 90, inizio anni 2000, insomma, hanno scandito questa fase, questa tipologia anche di scrittura per il teatro, per la musica, di Nanni Balestrini, artista totale della parola, come lo ha definito Tommaso Tonieri. Ed effettivamente la quantità e la qualità delle collaborazioni con artisti visivi e musicisti di Nanni è straordinaria, e per riassumerla ci vorrebbe appunto un'intera bibliografia che non sarà certo il caso di esporre in questa sede. Allora ci siamo divisi il compito così: io dirò due cose sul lavoro preliminare, diciamo quella che si potrebbe definire la drammaturgia del testo, e Cecilia parlerà proprio dell'operatività del testo stesso, ma poi naturalmente il testo vero e proprio è la messa in scena che stiamo per vedere. Come nel caso degli appuntamenti precedenti, il complice, il compagno di strada chiave per questo tipo di operazione di Nanni è Luigi Cinque, che ha realizzato il progetto complessivo di questa messa in scena e che sarà anche in scena appunto a sua volta come esecutore della partitura, ai clarinetti, ai sassofoni e al live electronics, insieme a Valerio Corzani, che è annunciato come esecutore anche di Cajun Sounds. Cage è un riferimento chiave soprattutto per il lavoro più recente di Balestrini, ma poi in scena ci saranno Fabrizio Bosso alla tromba, Ilaria Drago, che a sua volta è una compagna di strada di Nanni di lungo corso. Io ricordo una bellissima, non mi ricordo dove fosse, ma una bellissima messa in scena di Elettra, tanto tempo fa, documentata anche in un CD. E poi naturalmente la voce recitante di Nanni stesso. Allora dicevo, il lavoro forse lo conoscete, i testi, le tre opere poesie di Nanni Balestrini sono stati raccolti per la prima volta appunto in forma integrale nel terzo volume dell'edizione appunto di tutte le poesie, che è uscito proprio all'inizio di quest'anno da Derive a Prodi, che a sua volta sta raccogliendo l'opera Omnia in tutti i multiformi aspetti appunto della sua scrittura di Nanni. Sono usciti appunto tre grossi volumi che ripercorrono appunto il percorso di Nanni a partire dagli anni 50 e arrivando fino al presente, proprio componimenti, si può dire, scritti per l'occasione, tra i quali un componimento che è raccolto appunto nell'ultimo volume, che si intitola Che cos'è l'opera poesia, che è una sorta di istruzioni per l'uso, che è una forma che la poesia di Nanni ha spesso coltivato proprio dal punto di vista retorico, dal punto di vista della scrittura, istruzioni per l'uso delle tre opere poesia, no? Appunto Salomè, Elettra e ora Arianna. E lì appunto è un lavoro sostanzialmente metalinguistico, metateatrale, metaletterario, ma un po' tutto il lavoro sul mito, no? Come in questo caso lo è a partire proprio intrinsecamente dalla sua ispirazione. Apparentemente che gli artisti d'avanguardia, che gli artisti sperimentali, quale è sempre stato Nanni, coltivino il mito, si riaccostino alla parola del mito, può apparire una contraddizione, ma in realtà sappiamo bene che appunto nella grande sperimentazione modernista il metodo mitico, come lo chiamava Eliot a proposito dell'Ulisse di Joyce, insomma il capolavoro assoluto del modernismo letterario, è una delle chiavi interpretative privilegiate. E in effetti, se noi abbiamo una visione, come si può dire, regressiva, conservatrice del mito, come spesso nella nostra società contemporanea, la società dello spettacolo, continuiamo ad avere, non ci sarebbe motivo di interessarsi a un'operazione appunto di riscrittura, di pastiche, per l'ennesima volta. In realtà, come ha spiegato benissimo un grande filosofo, Hans Blumenberg, il mito non esiste nella sua forma originaria, il mito è di per sé una rielaborazione di se stesso, è di per sé una deformazione di se stesso. Non vive se non nelle sue contraddizioni, non vive se non nelle sue lacerazioni, nelle sue ricomposizioni. E quindi chi meglio di Balestrini, che ha concepito fin dall'inizio la sua attività letteraria in chiave appunto di disarticolazione del linguaggio, ma soprattutto di messa in gioco e verifica
delle strutture linguistiche precedenti, delle strutture linguistiche ricevute, del patrimonio tradizionale che è arrivato fino a lui, chi meglio di lui potrebbe farsi interprete appunto di una rilettura in questa chiave del mito. Lo strumento evidentemente è quello del montaggio, ma appunto ne parlerà adesso Cecilia Bellominciacchi, ed è uno strumento che già Sanguinetti, Edoardo Sanguinetti, quando scriveva le note di accompagnamento alla mitica antologia Novissimi, quindi siamo 1961, scriveva appunto un testo, uno dei saggi che accompagnavano quell'antologia, era proprio sul rapporto tra poesia e mito, e prendeva lo spunto da un libro all'epoca fresco di stampa che erano I miti d'oggi di Roland Barthes. Chiaramente un testo che appunto rilanciava, no, l'attività mitopoietica, ma soprattutto il lavoro intellettuale sul mito, che diceva Sanguinetti non può anche non essere disgiunto da una fascinazione irrazionale, da una fascinazione viscerale, quale spesso il mito accende, no, nella nostra immaginazione. Le due cose vanno insieme e l'operatore mitologico contemporaneo, come era stato Barthes, come era stato Sanguinetti e come è oggi Balestrini, effettivamente dimostra che questa, diciamo, queste nozze tra il mito e la modernità, tra il mito e l'avanguardia, sanno da fare. Vero Cecilia? Grazie Andrea, buonasera a tutti. Allora, le nozze si hanno da fare e sicuramente il testo è una delle migliori espressioni ed esemplificazioni della tecnica del montaggio di cui da anni, da sempre si serve Nanni Balestrini, in maniere però così variegate, così diverse, che veramente ogni opera è, per quanto mi riguarda, un caso a sé. Arianna, eroina del mito, come diceva Andrea appunto, eroina che lacera nella lettura che ne dà Nanni Balestrini il mito che noi le conosciamo, o anche le varie declinazioni. Arianna è stata nel tempo la fanciulla sedotta e poi abbandonata, è stata colei che ha tradito suo padre, è stata anche la signora del labirinto. Più di queste letture mi piace citare, perché credo più vicine effettivamente all'opera di Balestrini, una interpretazione che Gilles Deleuze dava del Ditirambo di Dioniso di Nietzsche, appunto, laddove Arianna, nel momento in cui lascia Teseo e si fa scovare e si fa prendere moglie da Dioniso, in effetti sta lasciando l'uomo superiore che Nietzsche criticava, non il superuomo ma l'uomo superiore, cosa diversa, e che era colui che aveva ucciso il toro, cioè aveva ucciso la vita. La scelta di Arianna, dunque, di separarsi da Teseo e di seguire Dioniso è la scelta di chi vuole decisamente privilegiare la vita. L'eroina di Nanni Balestrini, lasciando da parte ovviamente tutte le varie accezioni nicciane, è più vicina forse a questa lettura che dà Deleuze in Critica clinica, un testo del 93 che certamente Balestrini conosceva ben prima di lavorare su Arianna. E infatti il testo che state per ascoltare intanto è un testo non soltanto per parole e per non è un testo scritto, no? Non è un testo solo gutenbergiano, ma è un testo per voce e per musica, e quindi appartenente ad un genere nuovo, che è questo dell'opera poesia, di cui prima parlava Andrea, un genere che non corrisponde effettivamente né allo slam poetry né alla lettura semplice di poesia, ma che è forse la cosa più nuova che Balestrini ha individuato in questi anni, ed è, per quanto mi riguarda, la direzione in cui una poesia comunicativa che voglia appunto arrivare ad un pubblico deve andare. E questo pomeriggio lo sperimenteremo, lo vedremo. L'altro elemento per cui questo testo è particolarmente legato alla vita è l'aspetto
che Arianna dimostra di ribellione agli stilemi, ribellione al sentimentalismo. Nella tecnica del montaggio si succedono degli spezzoni di testo che sono molto sensuali e che procedono nel segno di una libertà. Nel caso del testo di Balestrini credo una libertà duplice, tanto da Teseo quanto da Dioniso. Arianna è una giovane, così come Elettra era una giovane nella opera poesia che le è intitolata, che lascia fluire il proprio desiderio. C'è però in tutto questo una forte ironia. Ironia che è apparsa a me più chiara nel momento in cui ho individuato un sottotesto importante, il sottotesto della sezione centrale. Arianna è composta da 7 parti o 7 quadri e la parte quarta, che quindi costituisce il fulcro proprio del testo, è interamente composta da ritagli di una recensione uscita nel 2001 di Cristina Piccina sul Manifesto, naturalmente, a proposito di un film apparso al Festival di Cannes. Ed era un film di particolare carattere. In Italia è uscito l'anno successivo con un titolo Mangiata Viva, un film che mescolava erotismo e cannibalismo. Quindi potete immaginare la forza, no? Della forza dirompente di questi frammenti. Ebbene, il lavoro compiuto da Balestrini è stato proprio quello di ritagliare in questo articolo alcuni segmenti particolarmente carichi di senso, semanticamente determinati, e di rimontarli in un modo tale che da un lato la sentimentalità ci appare ridicola, ci appare depressa o da deprimere, e dall'altro lato fluisce la forza fisica, no? La forza del corpo, della necessità. E in questo, chiudendo con questa terza opera poesia, un trittico, Salomè, Elettra, Arianna, appunto, in cui la scelta delle eroine, la scelta del corpo portato in scena sia come voce sia come corpo esibito, anche come corpo senziente, ricorda a me altri momenti di Balestrini. Permettetemi il salto logico, ma non troppo distante, e permettetemi di andare alla conclusione della Violenza illustrata, per esempio, laddove l'ultima sezione di un libro che è per me un miracolo di montaggio, mi perdonerete forse qualche tono enfatico stasera, ma credo che sia giusto, si conclude appunto con una descrizione di un orgasmo femminile che era il 1976, no? Dà un carattere veramente nuovo a quel testo e una possibilità di uscita dalla violenza che aveva illustrato in quel caso molto bene. Mi fermerei qui, forse un paio di versi per suggellare quello che dicevamo. La conclusione della sezione 4, che mostra alla sua fine l'unica interpolazione in un testo tutto montato, cioè un verso che non appartiene a quella recensione di cui parlavo prima e che ha funzionato come ipotesto, una brevissima quartina, dell'incontro dell'emozione fuori dalle regole verso una libertà del piacere e del corpo, potente, che muta la prospettiva, sotto il cielo profondo, silenzioso. Grazie.
Thank you.
Sì. Sì, sgretola. Magnificamente. Rimbalzano. Infinite. Albe. Albe. Inquinate. Sgonfie, oh dolorose cicale. Risuonano nei buchi ancora abitati. Incessanti figure sfilano assenti, avide, tentazioni, tentacoli spenti, incrociando le dita, imitazioni effimere. Barcollante insegui quello che rimane perdutamente in perimetri di ghiaccio, fatiscenti ormai l'imbuto del presente. Più giù. Tuffo nel buio, divincolando. Invano. Smettere è impossibile. Lasciano passare soltanto poca luce e lentamente si srotola l'ultima attesa. Niente più come prima nel vetro sanguinano. Resta sola la fragile, inutile scintilla. Filamento sospeso, percussioni scalfiscono. Invisibili orizzonti. Se ne sta andando. La pelle
pelle è strappata, non conta più niente, chiusi dentro senza appoggiare le mani e senza denti soffiando un ritmo instabile. Arianna è la sua storia, per una strana coincidenza il simbolo di una resistenza necessaria agli oscurantismi di qualsiasi colore. Il simbolo di una resistenza necessaria agli oscurantismi di qualsiasi colore, sovraesposti in quella frammentarietà di ricerca nei giorni di trasformazione impercettibili. Sovraesposti in quella frammentarietà di ricerca nei giorni di trasformazioni impercettibili. È stato da animo minimali e definitivi, esplorate con dolcezza. E stati d'animo minimali e definitivi, esplorati con dolcezza, fatti di corpi e di emozionalità esasperate, mostra dissonanze, sgradevolezze. Fatti di corpi e di emozionalità esasperate, mostra dissonanze, sgradevolezze, ma in un modo secco, senza decoro e senza realismo, con tutta l'utopia e la trasgressione. Ma in un modo... secco, senza decoro, senza realismo, con tutta l'utopia e la trasgressione, la sessualità, l'orgasmo diventano anche atto divorante dell'altro. La sessualità, l'orgasmo diventano anche atto divorante dell'altro, mentre li bacia, li azzanna, assapra la carne nella sua totalità. Mentre li bacia, li azzanna, assapora la carne nella sua totalità, perché la denuncia passa di là, dal corpo, dal cuore, in pezzi di musica che scoppiano ritmo, ritmo, ritmo a noi inseguono. Perché la denuncia passa di là del corpo, dal cuore, pezzi di musica che scoppiano, ritmano, inseguono, spostano il limite quasi azzerando i presupposti o quantomeno disseminandoli altrove. Spostano il limite quasi azzerando i presupposti o quantomeno disseminandoli altrove, la stessa dimensione di un virus incontrollabile dopo la vertigine nell'immagine. La stessa dimensione di un virus incontrollabile dopo la vertigine dell'immagine che esplode e si diffonde e chiede dosi sempre più alte nella percezione dello spettatore. Che esplode, si diffonde e chiede dosi sempre più alte nella percezione dello spettatore. Tutto si gioca sul mondo interiore del personaggio. Ne ascoltiamo i monologhi interiori. Tutto si gioca sul mondo interiore del personaggio. Ne ascoltiamo i monologhi interiori che non appartengono al disagio esistenziale, al melò doloroso degli amori perduti. Che non appartengono al disagio esistenziale, al melò
doloroso degli amori perduti, il rosso del sangue che sfuma nel giallo ocra e nel marrone, impasto cromatico di desiderio e disperazione. Il rosso del sangue che sfuma nel giallo ocra e nel marrone, impasto cromatico di desiderio e disperazione, di una corporeità che fatica a ricomporsi e a ritrovare un modo diretto per vivere. Di una corporalità che fatica a ricomporsi e a ritrovare un modo diretto per vivere. È come quando si osserva qualcosa al suo interno, ma da fuori, senza esserne parte. È come quando si osserva qualcosa al suo interno, ma da fuori, senza esserne parte, senza neppure una vera consapevolezza di un'intimità un po' sfuggente e complicata. Senza neppure una vera consapevolezza dell'intimità, un po' sfuggente e complicata, dell'incontro, dell'emozione, fuori dalle regole, verso una libertà del piacere, del corpo. Dell'incontro dell'emozione fuori dalle regole, verso una libertà del piacere del corpo, potente che muta la prospettiva sotto il cielo profondo, silenzioso. Articolando, incrostate, incontrati, liquefatti, tra un silenzio e l'altro, tutto sudato. Fino al collo.
le gambe. L'orizzonte è scavato. Lì in fondo alla... Dove veniva un grido? Gli occhi aperti e non ti vedo. Lentamente scompaiono. Lentamente dissolti, urtandoti appena, cedono finalmente, provando a sentire un po' sotto i ginocchi, un po'. Mettiamoci tutto, tutto, giriamo in fretta, golosa, vibrando. Dall'altra parte ti sento. Ti sento. Muovendoti. Se tutto va bene, incollati, immersi. Inaspettate e profonde onde nascondono. Nascono filamenti. Protesi verso, aspirando e commozione, cede, si rompe dalla testa ai piedi, vetro insaziabile, immutabile crescita del desiderio, stanato, stanotte ripetilo. Ripetilo, visto sul muro. Spariva, riappare alla fine del gomito. Gomitolo di suoni perduti. Arrivano a fondo. Tra immobile mancava l'ascella. Non ho niente da... Possiamo parlare? Non ci sono parole. Tra poche ore, segnale irripetibile. Thank you.
il movimento di un immaginario planetario che è poi il bisogno di ridefinizione del mondo e delle sue possibilità di rappresentazione, memoria e futuro, i poli che oscillano, sovrasposti in quella frammentarietà di ricerca nei giorni di trasformazione impercettibili, estati d'animo minimali e definitivi, esplorate con dolcezza. Baci sensuali, magma freddo-caldo, che avvolgono una città dalle superfici multiple, il piacere che scava nelle carni fino alle viscere, si le strappa e gioca col sangue e sperma, la sessualità, l'orgasmo, che diventano anche atto divorante dell'altro, mentre li bacia, li azzanna e assapora la carne nella sua totalità, fino ai nervi più nascosti, coprendosi del rosso che diventa graffiti sulla pelle, usando il corpo, l'emozionalità concreta, che cerca nuovi spazi di vita, dopo la vertigine dell'immagine, la stessa dimensione di un virus incontrollabile che esplode e si diffonde e chiede dosi sempre più alte. La dipendenza è il corpo, il sesso, l'erotismo, il contatto della carne, il piacere che è una sfida, notturno, i colori scuri e densi, il rosso del sangue che sfuma nel giallo ocra, nel marrone, impasto cromatico di desiderio e disperazione, di una corporeità che fatica a ricomporsi e a ritrovare un modo diretto per vivere. Racconto un fantasma, quello dell'amore, del battito di carne, vene e sangue, delle carezze, delle labbra, della sessualità. Le scene d'amore sono magnifiche, dell'incontro, dell'emozione fuori dalle regole, verso una libertà del piacere del corpo, potente, che muta la prospettiva su del cielo profondo, silenzioso. Thank you.
Perduta figura. Ritorna uguale, uguale a cosa? Tienti forte, tienti sveglio, svegliami quando qua manca poco. Oh, dalla testa ai piedi si muove sul fondo. Sullo sfondo appare. Momenti in cui sempre più in fondo fondeva il cielo. Ci siamo sentiti. Non basta ancora. Si sente bene. Le volte che siamo non somiglia più a niente. Con le braccia così muoviti un poco, colato appena, guardalo adesso sul pavimento. Come il cielo domani, domande invisibili, le labbra appese. Oh. Nessuno può sapere. Provvisorie sensazioni. Minime, mimetizzate. Quanto tempo è passato da una parte all'altra? Movimenti discontinui, mimati ancora, attaccati ancora. Per la prossima volta, nella finestra accesa,
Silenzio adesso. Sei sicuro di non... Che cosa mi ha fatto? Diventa tutta bianca. L'alba indecente. Prova a guardare. Pochi occhi per vedere tutta. Tutta intinta nel... Sciogliti dalle... Scivola via dal... Mancano altre... Arianna è la sua storia, per una strana coincidenza, il simbolo di una resistenza necessaria agli oscurantismi di qualsiasi colore. Ci trascina in un universo inaspettato, non reale, per contaminarla, per iniettarvi altri virus. Ci trascina in un universo inaspettato, non reale, per contaminarla, per iniettarvi altri virus, miscelando in orizzontale spezzoni di un immaginario denso e irriverente fisico. Miscelando in orizzontale spezzoni di immaginario denso e irriverente fisico, fatto di corpi di emozionalità esasperate, mostra dissonanze e sgradevolezze. Fatto di corpi e di emozionalità esasperate, mostra dissonanze, sgradevolezze. Fatto di corpi, di emozionalità esasperate, mostra dissonanze, sgradevolezze, ma in modo secco, senza decoro, senza realismo, con tutta l'utopia e la trasgressione. Ma in modo secco, senza decoro, senza realismo, con tutta l'utopia e la trasgressione. In leggerezza
ma anche con quella libertà di gioco, di spazio, di aderenza ai corpi. La leggerezza, ma anche con quella libertà di gioco, di spazio, di aderenza ai corpi, ai volti, al respiro, allo sguardo. È questo che irrita e che fastidisce la libertà. Ai volti, al respiro, allo sguardo, è questo che irrita e che infastidisce la libertà, perché la denuncia passa di là, dal corpo, dal cuore, in pezzi di musica che scoppiano, ritmano, inseguono. Perché la denuncia passa di là, dal corpo, dal cuore, in pezzi di musica che scoppiano, ritmano, inseguono, spostano il limite quasi azzerando i presupposti, o quantomeno disseminandoli altrove. Spostano il limite, quasi azzerando i presupposti, o quantomeno disseminandoli altrove, nelle voci narranti fuori campo che avvolgono i fatti nella loro emozionalità. Nelle voci narranti fuori campo che avvolgono i fatti nella loro emozionalità, mescolando i piani narrativi nella percezione dello spettatore. Nelle voci narranti fuori campo che avvolgono i fatti nella loro emozionalità, mescolando i piani narrativi nella percezione dello spettatore, tutto si gioca sul mondo interiore del personaggio. Ne ascoltiamo i monologhi interiori. Tutto si gioca sul mondo interiore del personaggio. Ne ascoltiamo i monologhi interiori che non appartengono al disagio esistenziale, al melò doloroso degli amori perduti. Che non appartengono al disagio esistenziale, al melò doloroso degli amori perduti. Incursioni nell'emozionalità estrema, in quel rituale crudele del desiderio. Incursioni nell'emozionalità estrema, in quel rituale crudele del desiderio, di sogni impossibili, passioni rischiose, quell'alchimia irresistibile di corpi e di cuori. Di sogni impossibili, passioni rischiose, quell'alchimia irresistibile di corpi e di cuori, è come quando si osserva qualcosa al suo interno, ma da fuori, senza esserne parte. Di come quando si osserva qualcosa al suo interno, ma da fuori, senza esserne parte, senza neppure una vera consapevolezza dell'intimità un po' sfuggente e complicata. Senza neppure una vera consapevolezza dell'intimità un po' sfuggente e complicata del personaggio e dei suoi scontri emotivi, distillati però fuori dell'affresco. Del personaggio e dei suoi scontri emotivi, distillati però fuori dell'affresco, quasi a giocare, dissacrandola la dimensione dello spettatore. Thank you.
A tutti i costi, se dimentica tutto, buttata via, travolta, direzioni ottuse, insensate simulazioni, nevicate salate, una gran sete, aspettami, piagata, tamburo bucato, l'orrore lineare, perdendo tutto, le labbra cucite, la lebbra verbale ricoperta di ruggine, esce molto sangue, lenta litania. Posizione contratta, piccoli pezzi senza... Non vedo più niente, spenzola fuori. Ah, si sgonfiano pallidi rimasugli di piena. Trascinati stravolti, non ho più tempo. Nel silenzio del corpo accendono e spengono. Infangate, attese. Distacco dal tempo, infinite palpebre accecano volanti immobili strati. Lamenti silenziosi si insinuano leccando. Percorso obbligato. Svenano profili. Si affollano. Precipitano. Impossibili deviazioni. Occhi chiusi, instancabili contorsioni. Corruzione finale. Cavalca il mare. Fin dove arriva? Si alza, si abbassa. Liquida. Scintilla, percorso interrotto. Sbagliato, sorvolato, non c'è dove e niente. Ilaria Drago. Fabrizio Bosso.
Valerio Corzani. Balestrini.